Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella salata con albumi. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, acqua, albumi, olio di semi di girasole, lievito istantaneo per torte salate, parmigiano grattugiato, pecorino grattugiato, salame tagliato a dadini, scamorza tagliata a dadini, pomodori secchi sott'olio sgocciolati, olive snocciolate, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame. Mettere gli albumi. Il sale. Ed azionare il bimby per 4 minuti a velocità 4 senza misurino. Azionare il bimby a velocità 3 e dal foro del coperchio aggiungere prima l'olio e poi l'acqua. Fermare il bimby aggiungere il parmigiano, il pecorino, la farina. Il lievito, il sale e il pepe. Ed azionare il bimby per 1 minuto a velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i pomodori secchi. Il salame. Le olive. E la scamorza. Ed azionare il bimby per 1 minuto a velocità 3. Trasferire il composto in uno stampo a ciambella da 22 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti. Fare sempre la prova a stecchino. La ciambella è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuovere dallo stampo e servire. Ciambella salata con albumi. Grazie e alla prossima ricetta!